momenti salienti sono in modo particolare le mattinate, perché sono state pensate apposta per coinvolgere ed essere rivolte a studenti liceali. E in particolar modo c'è l'intervento di Emilia Garito, che appunto affronterà il tema progettare la comunità in connessione del futuro. E l'altro relatore significativo invece sarà il sabato mattina, che è Silvano Petrosino, che parlerà del mio, l'io e il sé, questioni di identità. Ecco, la cosa importante che noi abbiamo voluto riportare l'attenzione sull'importanza della comunità, e quindi tutti gli interventi si sviluppano per riflettere su come permettere un recupero della condivisione, di tornare a lavorare insieme. E quindi questa tematica viene affrontata partendo da testi classici, quindi dalla filosofia antica, ma poi ripercorrendo il Rinascimento con Marsilio Ficino, ma poi anche con uno sguardo sull'arte contemporanea, sul cinema e poi anche la musica. Comunque tutto questo è importante perché da vari punti di vista viene affrontata questa tematica, che per noi era fondamentale riportare all'attenzione, soprattutto dopo il periodo del Covid in cui abbiamo vissuto molto separati, e quindi era importante ritrovare la possibilità di confrontarsi e di pensare di costruire il futuro insieme. Per questo motivo, è l'ultima cosa poi che dico, ecco, abbiamo dato molto spazio alla dimensione della politica, portando all'attenzione figure che sono impegnate in modo particolare nel sociale e nel politico, tipo appunto Don Milani o Giorgio Lapira o Padre Balducci. E poi chiudiamo la manifestazione con una tavola rotonda organizzata in collaborazione con l'Università di Scienze Politiche e Sociali di Firenze e Sofia Gigliotti. Allora, in questo festival affronteremo il tema tra Ettore e Antigone, individuo e comunità in un mondo di connessioni. E come nella nostra formula consueta, vedremo alternarsi conversazioni, lectiones magistrales e momenti in cui di tavole rotonde, in cui i nostri relatori, professori che provengono un po' da tutta Italia, si confronteranno sul tema appunto umanistico che per quest'anno il nostro comitato scientifico ha scelto appunto di confrontare le figure di Ettore e di Antigone, che hanno due visioni diverse di comunità, ma per cercare poi di trovare in ultima analisi nella tre giorni di confronto una sintesi tra queste diverse posizioni.